configurazione della SafeX camera richiederà quindi alimentare la telecamera tramite porta USB, dopo aver alimentato la telecamera eseguiamo il reset tenendo premuto il pulsantino per il ripristino. E andiamo a scaricare l'applicazione della nostra centralina SafeX per abbinare la smart camera. Ci chiederà quindi di inserire la telecamera all'interno dell'applicazione. Dovremo quindi fare lo scan del QR a retro della telecamera, dare il nome dell'accessorio, inserita la password del wifi, alziamo il volume del dispositivo smartphone e andiamo a premere play. È avvenuto l'abbinamento, quindi la telecamera ci risponderà con un messaggio vocale e darà la conferma di connessione al wifi. Quindi in questo caso la telecamera è collegata al wifi. Ora premiamo salva e la nostra applicazione invierà il comando per abbinare la nostra telecamera alla nostra centralina di allarme e quindi invieremo un messaggio per l'abbinamento. Potremo vedere la nostra telecamera e avremo quindi ora configurato la nostra telecamera SafeX.